sono comparse da qualche giorno nelle storiche piazzette di Torre del Greco. Si tratta delle strisce bianche per delimitare gli spazi di occupazione del suolo pubblico da parte degli operatori commerciali. Dopo controlli di polizia municipale e carabinieri nelle scorse settimane, proseguono gli interventi da parte dell'amministrazione comunale per ripristinare ordine e sicurezza a Via Falanga come a Largo Santissimo. Novità accolte positivamente dai cittadini che avevano denunciato tutte le criticità ai microfoni di TV City. Sono state introdotte le strisce bianche per la limitazione degli spazi per i commercianti, lei cosa ne pensa? È un'ottima cosa, è soddisfacente perché da cittadina è importante la viabilità anche pedonale, quindi che si continui così, anzi se si possa fare sempre meglio, ben venga. Quindi lei ritiene che sia comunque adesso più facile per gli acquirenti fare la spesa? Molto più Sì, facile, non molto vedo più d'accordo, sì. ordinato, molto più pulito, c'è ancora da migliorare, però insomma siamo fiduciosi. Lei ritiene che sia una disposizione che possa essere duratura nel tempo? Certo, con un po' di buona volontà da parte dei cittadini, soprattutto dei commercianti e un buon occhio del sindaco, sicuramente si può fare. Noi dobbiamo camminare, si prende tutto lo spazio, dobbiamo fare zigzag per camminare dietro la piazzetta. I nostri spazi ci vogliono. Quindi adesso ritiene che sia più facile fare spese qui? Sì, quando si sta spazio sì, perché aspetto queste giornate, giustamente. Si prendono tutti gli spazi nei negozi, ma noi come dobbiamo camminare? A filo in piano, così. Finalmente si vede qualche cosa. Pensa che sia una disposizione che possa anche durare nel tempo? Sì, speriamo di sì. È una santa cosa. I torresi si erano dimenticati, anzi si sono dimenticati, che cosa significa l'ordine e il rispetto. Se uno cade a terra qui e doveva venire un'ambulanza, lei pensa che poteva passare? Adesso, signor Sindaco, bisognerebbe fare un'altra cosa, stare attenti alle vespe, ai motorini che vanno avanti e indietro, mettete un divieto, è un vigile che fa multa. C'è il disagio, loro che lavorano, cose, non vengono rispettati pure loro, ci dovrebbe essere un incontro, anche se è difficile perché gli spazi sono questi qua. Lei pensa che da un lato per chi compra è più facile, ma per chi vende c'è più difficoltà? Così si crea malcontento, rabbia, già ci sta parecchia rabbia dentro, non la facciamo esplodere. Andiamo a controllare pure, perché piano piano si mettono fuori le strisce. Lei ritiene quindi che per chi fa la spesa sia più facile adesso? È meglio se si può camminare, si guarda pure la merce. E lei pensa che sia una disposizione che possa anche essere duratura? Se controllano, è dura, se non controllano, penso che fra per pace poi finisce tutto.